Tutti insieme realizziamo un sogno e quante volte abbiamo sognato di poter incontrare una creativa del cibo e adesso con noi veramente una food blogger, Francesca La Cicci Pacifico. Buongiorno, sì, esatto, sono io. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Grazie ma Paolo che bello. Per questo invito. Guarda, grazie sono tutti mille. Contenti qua, eh. Già sanno immagino. Che poi assaggeranno, eh. Guarda Galva con oggi... calma, veniamo dalle feste, abbiamo già preso i nostri etti. Ho già sparso profumi vari per lo studio. Che meraviglia, perché questo vuol dire che tra poco ci darà dimostrazione. Spazio Creativity è anche questo e vedremo la creatività della Cicci dove ci porterà. Intanto mi dici cos'è Polvere di Spezie? Polvere di Spezie è un blog, un canale YouTube soprattutto, una pagina Instagram, sto dappertutto. Nata grazie alla spinta di mio marito, di quello che adesso è mio marito, perché con la passione per il cioccolato, si vede nel mio bel faccione, color cioccolato anch'io. Ho fatto un mini corso di pasticceria, cake design, eccetera, e poi lui mi ha detto, ma perché non apri un blog, non fai qualcosa? Poi a me piace la fotografia, il video, eccetera. Ho detto, ok, lo faccio, e l'ho fatto. Hai capito, ti ha motivato il buon maritello, però prima ancora, che storia hai? Cioè, come ci sei arrivata a questa passione per il cioccolato e tutto ciò che concerne il cibo? Allora, prima sono stata un qualcosa che sta nella letteratura, ok? Quindi parliamo di mistero, parliamo di Sherlock Holmes e io sono stata investigatore privato. Investigatrice, esatto. Non si dice? Sì, investigatrice, sì. Investigatrice. Si dice. Ma veramente, facevi l'investigatrice? Facevo l'investigatrice privata, un lavoro stupendo, il lavoro della mia vita. Ma dai. Tantissimo. Io ho sempre voluto fare il poliziotto, non ci sono riuscita, per cui ho ripiegato in questo, non però non è stato un ripiego in realtà. Non avevo mai un'investigatrice. Giacca, gli occhiali, la lente. Sì. Ma davvero così? Tu andavi pedinando le persone? Sì. Dai. Sì, impermeabile no, che fascino, però quante ne hai scoperte, quanti tradimenti, quanti inciuci? Tanti, se potessi parlare, ma non si può parlare. No, dimmi soltanto una cosa, il più delle volte quando uno ne ha sentore è sempre così? Le donne, sono sì, sempre le donne che hanno che lo capiscono, fiutano e capiscono. Fiutano e c'hanno ragione. Sì. Ci perdoneranno. Vabbè, parliamo d'altro, va la Cicci, perché sennò qua ci perdiamo in altri discorsi. Bene. E poi quindi il cibo ti ha portato via, visto che questo lavoro ti piaceva tanto. L'hai è nata per... Sara, è nata Sara, è nata la piccola Sara. E cui... Sara sconvolge tutto, si sa. Sara sconvolge si tutto. Sa. Ha sconvolto tutto e... Ti sei reinventata. Mi sono reinventata appunto con questo canale YouTube principalmente. Lei mi aiuta adesso perché quanto ha quattro anni. Vabbè, già, un'aiutante provetta. Mamma, beh. Posso fare anch'io? E quindi lei si mette lì, sa fare già tutto, impasta, rompe le uova. Quanto tempo fa è nato questo blog? Allora, una decina d'anni fa quasi. Ormai 10 anni fa. Hai un bel seguito, abbastanza, un zoccolo duro interessante. Abbastanza, eh? Sì, sono molto soddisfatta in realtà, non pensavo di arrivare a tanto, invece ce l'ho fatta e quindi sono veramente soddisfatta. Questo vuol dire che le tue ricette interessano. E raccontami un po' adesso questo mondo, tu sei una creativa, una che stravolge, una... cioè qual è la tua filosofia? Allora, io sono saldamente radicata alle mie radici abruzzesi perché l'Abruzzo è l'Abruzzo, non si tocca, ma... Mi piacciono i dolci americani, sai, i cookie, quelle torte giganti, quelle là. Mi piace ovviamente la cucina giapponese, la cucina cinese, i ravioli, fare i raviolettini. Ma sei brava a fare quella roba. Sì, quelle cose là. Lavoratissima. Sì, però si fa, perché poi alla fine quando lo vai ad assaggiare a mangiare sono buonissimi. Capirai come è felice tuo marito, io lo capisco che ti ha spinto verso mio questo fantastico. Mio marito è alto 1,92 m, ex giocatore di basket. Hai, come si così chiama? Marco, l'ho Marco. Fatto ingrassare un pochino di pancia, gli è arrivata anche a lui. Marco, ti capisco, ci vorrei vivere anch'io con la Cicci qua, Francesca. Vabbè. Sì. E quindi, ma tu spazi in tutto? A sì. Livello di cucina, primi, secondi, contorni, sì, frutta, sì, dolce, sì. Serra, assolutamente digestivo. Tutto. E si vede, ora qua si vede perfettamente che io faccio su tutto. Ma sei anche una di quelle che ama farsi le conserve a casa, si dice, oppure a te piace il pronto? No, però faccio l'esperimento, quello che mi viene in mente, per quello ci pensano le zie. Ecco, vedi. La scrucchiata a Natale, oddio, ci pensa vedi? La zia. Vabbè, quindi diciamo che il DNA è promettente, sì, è geneticamente ben introdotta e portata. E quindi la tua creatività e il tuo partire dalle basi abruzzesi e poi stravolgere, tipo per esempio qual è il tuo piatto forte?
quello che ti ha reso, come allora, dire, meglio nota? Allora, io cioccolato, qualsiasi cosa abbia il cioccolato, torta al cioccolato, double chocolate con all'interno dell'impasto il cioccolato fuso, poi viene fatto un ganache di cioccolato fondente con la panna, insomma, leggerissima. Ma una robetta proprio così, sì, guarda. Vabbè, e oggi che cosa ci hai portato? Che ci allora, farai vedere? Oggi le due parole d'ordine, d'ordine sono facile e veloce. Oh, quanto quindi, ci piace. Senza cottura. Sì. Solo con, ecco, cucchiai, quelle che abbiamo. Sì. Un piatto e via. E via. E facciamo due proposte, una dolce e una salata. Benissimo. Velocissime. Quindi ottima, tipo se all'improvviso vi arrivano degli ospiti, come un aperitivo da poter... Assolutamente, come è successo. Una volta vennero dei miei vicini di casa a cena, mi sono chiusa 30 secondi di là, è uscito il dolce, non ci credevo. Ma davvero l'hai fatto adesso? Sì, non ce l'avevo, l'ho fatta adesso. Dai, svelaci questi segreti. Allora, intanto la parnanza abruzzese, come... Se no ci si sporca. No. Allora, facciamo innanzitutto dei bignè salati, metto anche i guanti per correttezza. Bravissima. Facciamo dei bignè salati al tonno Philadelphia con sapore di origano fresco, naturalmente. Mamma mia, ho messo un bel origanino fresco. Mamma mia. I guanti che non si mettono. Vabbè, ci okay, sta, allora, ci sta, tutto ci sta. Voilà, ci siamo. Bignè già pronti. I però li possiamo fare a casa e congelarli, per esempio, avere sempre assolutamente. Vi dico subito, sul mio canale YouTube c'è la ricetta delle zeppole, in realtà è la pasta choux, quindi è comunque questa, basta cambiare la forma la zeppola, ed è questa. Certo. Sì, altrimenti si comprano tranquillamente. Sì, in... però hanno un altro sapore, convieni? Sì. Sì, decisamente sì. Li fatti allora, in casa? Ne faccio pochi, ne taglio pochi, tanto... Sì, poi sì, magari sì, per il resto della truppa li sì, separata a quattro ne vuole Galvano solo per lui, ha detto. Ah sì, allora ne aggiungo buono. Un altro. Vabbè, gli dai la mia parte, che essendo intollerante al lattosio non potrò gradire. Ok. Vabbè. Allora, andiamo a mischiare la Philadelphia con del tonno. Già mi piace. Sgocciolato, naturalmente. Allora, come soffro. Facciamo così. Aspetta, sì. Due. Bello della diretta, devo essere sì, veloce. Sì. Ma tanto Philadelphia, necessariamente Philadelphia o un qualunque formaggio fresco? Un qualunque formaggio cremoso, va bene ugualmente. Ci sono anche quelli alle erbe, per esempio. Sì. Ci sono i formaggi già con le erbette, che sono anche quelli. Io mi sono sempre chiesta perché nel giapponese usano tantissimo il Philadelphia, proprio perché questo e non altri, però vabbè. Ma credo proprio per la cremosità e la leggerezza del... Vedi, questo è leggero, quindi secondo Eppure me... il mio nutrizionista dice che il cibo giapponese è grassissimo. Quello che è vero. Pieno di zuccheri. Secondo... Sì, assolutamente. Vero? Prendi la salsa, confermi, per esempio, cinese, giapponese, la salsa di soia o tutti fermentati. Quanto mi piace. In generale sono... Vabbè. Non ci pensiamo. Stiamo su questi bignè. Questo è l'origano fresco. Questo è l'origano assolutamente fresco. Che naturalmente avrai nelle tue piantine casalinghe, sì, o no? Sì, assolutamente. Io faccio anche l'orto d'estate. Brava. Che è fuori nel giardino. Ah, c'è il giardino. Sì, nel giardino. Con varie spezie, poi pomodori, zucchine. Quest'anno abbiamo provato anche il cogomero, che è rimasto là però. Cioè, nel senso che però il cogomero... Beh, il cogomero penso abbia bisogno di... Di sole in quantità stratosferiche. Mio padre ha voluto provare, ma io lo sapevo che non sarebbe riuscito. Però, Avete fatto bene a provare. Sì. Mia figlia me lo chiede sempre di mettere il cocomero sul balcone. Ma vabbè, sul balcone. Capirai che è anche difficile logisticamente. Allora, andiamo adesso a riempire i nostri bignè. Ok. Quindi semplice, avete visto? Semplicissimo. Questi ovviamente più stanno in frigo e meglio è. Perché prende l'umidità giusta, si amalgama. Quindi una volta preparati li potete tenere in frigo. Assolutamente. Si ammolla il bignè? Un pochino deve. Deve? Un pochino deve. Ok, chiuso naturalmente. Allora, adesso lo chiudiamo, poi ci mettiamo una bella salsina sopra. Che fame, Galvano, qua. Trattieniti, Galvano. Lo so che ti stanno tremando le baffi. Ginocchia, i baffi che non hai. La mascherina ormai tre. Infatti. Allora facciamo così, poi per dare
rendiamoli un pochino più carini questi bignè, no? Quindi li rimettiamo un pochino sopra. E poi guardate, avevamo degli amici un aperitivo proprio gustoso, facile. Anche perché una scatoletta di tonno. Ma sì. Un po' di formaggio cremoso in frigo, chi è che non ce l'ha? Ma certo. È un salvavita. Ma le brutte maionese può sostituire, non c'entra niente. Perché io la frullo a volte, sì, ci faccio una sorta di salsa tonnata. Sì, si può fare. Forse è un pochino troppo per il per il bignetino. Ok. Fogliolina verde su. L'origano gli dà quel tocco... Quella freschezza, quel sì, sapore e si può sostituire eventualmente con cosa per questi bignè? Erba cipollina, salvia, il basilico io lo adoro, però mi piace il basilico. D'estate ci sta. Ok, allora. Questa è la parte salata. Questa, signori, è la parte guardate salata. Come si presenta bene. Mettiamola a favore... scusami. Aspetta. Okay, a favore di telecamera, più. Vediamo se così è sufficiente. Guardate che bel piatto, Molto molto gradevole alla vista. Colorato, speriamo nell'estate che speriamo, ci affianchiamo il dolce adesso. Ci affianchiamo come il dolce, me lo fai? Il dolce. Allora, via questo. Ah, ok. E andiamo con un'altra cosa versatile, sempre versatile. Allora, ricotta. Wow. Zucchero a velo. Facciamolo così, va. Mamma facciamo mia. Primo. Ullala. Valeria, vabbè, ti stai preparando l'assaggio, sì? Dillo. Le quantità per le signore che sicuramente lo chiederanno, magari le mettiamo poi in... Dici, quali sono? Dico, allora, fate a occhio, dunque, fate all'assaggio. Sì. No, in realtà sono 250 grammi di ricotta questa, con un 4-5 cucchiaini di zucchero a velo. Cucchiaini o cucchiai? Cucchiaini. Ok. Sì. È assolutamente quindi 250 grammi di ricotta per 4 cucchiaini all'incirca di zucchero. Poi ovviamente all'assaggio, ecco, perché dipende sempre dalla ricotta. Questa è vaccina. Ecco, te lo stavo per chiedere. Ma ricotta vaccina. Mista, che qui da noi si trova tantissimo. Sì. Lì forse andrà un pochino più di zucchero a velo, però il sapore è proprio, sembra un cannolo poi, è proprio buono. Mamma mia. Eh sì. Allora, la ricotta è pronta. Cosa facciamo? Che ci facciamo? Un tiramisù? Un tiramisù? Una è per l'amico. Tutto per Galvano, pranzerà qui oggi. Allora. Vabbè, anche per la nostra Cristina qui, insomma, la squadra ma è vasta. Sì, ovviamente. Che c'è? Un pavesino al cioccolato. Un pavesino al cioccolato, non sia mai quelli normali che ci facciamo. E che ci facciamo? Poca allora, roba. Lo stai impregnando nel caffè? Impregno questo nel è caffè, caffè o cioccolato? No, caffè. è caffè non zuccherato, perché non c'è bisogno, visto tutto il grado di zuccheri. Certo, che, quindi caffè non zuccherato. Si può fare anche con il tè? Sto spiazzando con questa domanda, di la verità. Dipende dal perché gusto. Una volta ho visto Montersino fare il tiramisù al tè. Si può fare. Che mi ha veramente incuriosito. Gli inglesi prendono il tè con il latte, non vedo perché non si possa fare. Già. Quindi poi andiamo a mettere la crema di ricotta. Così. Quindi basta un biscottino, una cosa delicata. Un paio, sì. Crema di ricotta. Ripetiamo l'operazione. Anzi, facciamola proprio. Mettiamo il cacao già da adesso. Quanto è bello già da vedere proprio. Di nuovo il biscottino. Ok. Qui ovviamente possiamo spaziare con l'aggiunta di gocce di cioccolato, canditi, uvetta se piace. Mamma mia, praticamente qui tu ci stai svoltando, perché viene fuori una sorta di tiramisù con la ricotta. Non serve avere il mascarpone, che magari appesantisce anche un po'. Esatto. Senza uova. Senza uova. Quindi... Ma ti dirò di più. Ho una ricetta completamente fit di questo dolce. Allora, cioè? Andiamo a sostituire i pavesini, li sostituiamo con le fette biscottate, le andiamo sempre a bagnare nel caffè. Okay. Usiamo del buon yogurt greco. Amaro. Vabbè, lo allunghiamo sempre con un pochino, magari un dolcificante, eccetera. E viene fit da mangiare a colazione. Tu lo prepari la sera, cosa che tra poco ricomincerò a fare. Farollo, cara la Cicci, farollo. Lo farò, perché veramente mi stai facendo venire voglia. Adesso devo riprodurre a casa tutto ciò.
senza la semplicissimo, tosse. Hai visto che sì, bello. Facilissimo. Allora, di nuovo lo zucchero a velo. Gustosissimo. Sì, lo zucchero a velo, perdonami, il cacao. E poi... Cacao dolce usi o quello amaro? No, è sempre quello amaro. Quello amaro, ok. Ok. Giusto per a decorazione. Ecco qua. Che meraviglia! È fatto. Dolce e salato come se nulla fosse. Quanto abbiamo impiegato? Ma guarda, poco, ma più che altro abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca a tutto lo studio, Lino Lallone compreso in regia. Guarda Francesca, direi che ci hai dato due consigli veramente da tenere caldi, perché all'improvviso un ospite avete già il dolce e l'antipasto, per cui non serve che bocca un po' di pasta, avete fatto la cena. Proprio con grande facilità. Torni a darci altri consigli utili. Assolutamente, eh? Quando volete io sono qui. Dai. Questa volta senza lattosio. Senza lattosio, ci conto. Polvere di spezie, naturalmente. Grazie. Per cercare Francesca Pacifico online potete conoscere questo mondo fantastico che volentieri vi riproporremo con altre succulente ricette. Chissà quanto si sta mangiando le mani adesso la nostra Antonella Ranieri, che non è fisicamente qui, ma ci stiamo per collegare con lei, che credo avrebbe gradito molto. Ce lo dirà tra poco. Grazie Francesca. Grazie a te Paola, grazie a tutti. A tra poco con Antonella Ranieri. Thank you.